Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Se ho fatto bene i conti, dopo questa missione dovrebbe appunto triggerarsi la storia principale e quindi andare avanti. Il mattino dopo. Sì. Ah, un altro terremoto! Sembra che sia passato. I terremoti si stanno facendo sempre più frequenti. E già. Quindi adesso si va avanti con la storia. Che bello! Che bellezze! Mamma mia. Guarda che ci sento tutto vattato se metto su orecchie. Ciao Link, sei già in piedi? Hai sentito il terremoto poco fa? Ultimamente sono così tanti che non riesco a dormire tranquillo. Oi là! Ma è l'ombre. Oh, l'ombre! Che succede? Presto, venite in piazza, ci sono anche tutti gli altri. C'è qualche problema? E chi lo sa, Shifter sta chiamando tutti a raccolta. Sta radunando anche le altre squadre di soccorso. Andiamo a vedere Link. Probabilmente ha a che fare con la squadra di Alakazam che non è ancora tornata e quindi... Guarda, è pieno di Pokémon. Deve aver convocato quante più squadre di soccorso poteva. Ci sono anche leader famosi venuti da lontano. Quello Shifter. Sono curioso di sapere che gli frulla in testa. Ascoltate, gente! Parlare in pubblico non è il mio forte. Comunque, arriviamo al punto. La situazione è grave. Come ricorderete, Alakazam e i suoi si sono avventurati nel sottosuolo. Ma nessuno li ha più visti. Che? Stai scherzando, spero. Purtroppo no. Alakazam e i suoi sono andati nel dungeon sotterraneo per incontrare Groudon e per placarlo, e da allora non abbiamo più loro notizie. A essere sincero, non ho idea di cosa possa essere successo. Avete sentito? Dice che non si sa nulla! Ma com'è possibile? Stiamo parlando di Alakazam! Però non sono ancora tornati e questo è un dato di fatto! Appunto, e con quel Groudon e noi non possiamo certo competere. Ma dai, non posso credere che questo Groudon sia così forte! Beh, allora perché non ci metto a fargli un salutino? Ci tengo alla pelle io. Da sotto è pieno di magma. Mi brucerei all'istante. Silenzio, ordine! È chiaro che quello è un posto pericoloso. Non tutti possono avventurarvisi. Ed è per questo che oggi ho radunato così tante squadre di soccorso. Propongo di formare una squadra speciale con i Pokémon più in gamba. Chi è con me, faccia un passo avanti. C'è qualcuno dotato di abbastanza fegato da accettare la sfida? Link, è la nostra occasione, non credi? Forza, facciamoci avanti. Vi consiglio di lasciar perdere. E perché mai? Non vorrei mica scoraggiarci. Ammetto che siete una squadra molto capace, ma in giro ci sono Pokémon mille volte più forti di voi. Allora? Nessuno si offre volontario? Io! Mi offro io! Oh! Blastoise! È proprio lui, il famoso Blastoise, cioè nessuno l'ha visto fino ad ora, è enorme. T'attacca a briga del team acqua. Academy? I getti delle sue cannone d'acqua sono così potenti da perforare dei lastroni di ferro. Come l'abbiano misurati non si sa però. A quanto sento, Groudon è un Pokémon di tipo terra. Io sono di tipo acqua, perciò ho un vantaggio contro di lui. La mia idropompa lo manderà KO in un solo colpo, vedrete. Vengo anch'io. Lui con Octazooka farebbe dei seri danni. Oh, Octillery! È il capo del team Morsa! È famoso per i suoi tenaci attacchi con i tentacoli. Blocca i nemici con le ventose e poi li colpisce con una testata. Ma la testa di un polpo è molla. Nelle gare di resistenza è un rivale molto ostica. Tesorini miei, lo sapete, no? Quando vedo un Pokémon tosto non riesco a resistere. Lo voglio stritolare tra i miei tentacoli. Ma quindi è femmina? Il che rende i tentacles un soggetto davvero particolare. Ehi, non vi starete mica dimenticando di me, spero. Poi perché vi lo faccio con la voce così profonda? Magari parla in falsetto. Oh, anche Golem, il membro più aggressivo del team Romboroccia. Il suo corpo è duro come il granito. Neppure l'esplosione più violenta può scalfirlo. Però lui esplode. Lui parla in falsetto. Che si svegli pure quel Groudon. Troverai il suo peggior incubo ad aspettarlo. Con la mia sassata lo rispedirò dritto nel mondo dei sogni. Ottimo, quindi si offrono volontari Blastoise, Octillery e Golem.
Non potevo sperare di avere Pokémon migliori per questa missione. Saranno dunque questi tre eroi a scendere sottoterra. Bravi, ottima scelta! Siete tutti noi, fatemi valere! Ma io manderei anche Rhydon, che Rhydon lì è fenomenale, eh. Andiamo. Forza, ragazzi! Ale, oh, ale. Quanta caciara per 5 Pokémon in piazza. Che vi dicevo? Avete visto che Pokémon fortissimi? Se solo potessi evolvere anch'io. Lasciate pure tutto in mano loro. Va bene, pazienza Link. Anche se però Marowak si evolve tramite livello e quindi ci vorrebbe un po' di più. Peccato sia andata così. Mi sarebbe piaciuto andare con loro. Comunque non fa nulla. Ci penserà la squadra di Blasters a risolvere la faccenda. Noi ci concentreremo sulle nostre missioni di soccorso, come sempre. Allora direi di andare a fare qualche mission... No, così tanto no. Ancora un altro terremoto. Ah, un altro terremoto! Più violento dell'ultima volta o sbaglio? Ultimamente ce ne sono a non finire. Quando è che smetteranno? Si bussa, eh. Link, le piazze di nuovo in fermento! I Pokémon sono tutti a raccolta. Dai, raggiungiamoli! Ma io mi chiedo... Vabbè, me lo chiedo dopo, nel caso. Ah, l'ombre! È successo qualcosa? Ehi, Marowak, beh... Andate a vedere con i vostri occhi. Cos... morti. Ah, è la squadra di Blastoise! Shiftry, cos'è successo? La missione nel sottosuolo è fallita. Cosa ti sembra che sia successo? Non è possibile! Quel posto... Quel posto è davvero terrificante. Non siamo nemmeno riusciti a raggiungere Groudon. Non voglio più mettere i piedi in un posto del genere. A quanto pare, quel posto è molto peggio di quanto immaginassimo. Chi vorrà essere mai? Mi fate pena. Ma come si fa a essere tanto stupidi da tentare un'impresa già persa in partenza? Gengar, chiudi quella boccaccia. Si tratta di salvare la Kazama e i suoi amici. Bisogna tentare tutto per tutto. Si vede proprio che avete solo segatura nel cervello. Persino quei Pokémon laggiù sono più furbi di voi. Sentite cosa dicono. Qui si mette male. Se persino uno forte come Blastoise non ce l'ha fatta. Deve essere davvero un posto orribile. Chi altro vorrebbe mai avventurarsi in un luogo così pericoloso? Io non di certo. Mi ridurrò in cenere ancora prima di entrare. Io poi non sopporto i terremoti. Ma è proprio per quello che dobbiamo andare a fermarli, no? Andare nel sottosuolo, calmare Groudon, farlo tornare a Nanna e i terremoti finiscono. Credo. Che senso ha andarci se sappiamo già che non abbiamo speranze? Ragazzi... Visto? Persino loro hanno capito che non c'è niente da fare. Che? Non me la sento nemmeno io. Le mie foglie si brucierebbero. No, Shiftry, anche tu. Siete patetici. Pensavate che bastasse crederci fortissimo per riuscire a salvare i vostri amichetti? A volte arrendersi alla scelta più saggia. Però, che filosofo che sono. Link, non so più cosa pensare. Cosa facciamo? Mi rendo conto che è un'impresa impossibile, però... Credi che dovremmo andare noi a salvare la Kazam? No. Dici sul serio? No, no. Ok, per forza. E beh, dopo due volte che nego, ben detto, bravo. Però ci hai pensato un attimo. Sono d'accordo con te. Allora forza, Link. Amici, ascoltate. Andremo noi a salvare la squadra di Alakazam. Cosa? Che ha detto? Allora da dove sbucano? Già, non hanno faccia familiare. È il Team Mysterymon. Che nome, eh? Si sono fatti un nome da queste parti. Per forza. Il Team Mysterymon? Lo stesso che era sospettato di avere a che fare con la leggenda di Ninetales? Ah, sì, ho sentito anch'io quella storia. Ma non erano in fuga fino a poco tempo fa? Dite che ce la faranno? Non mi sembrano poi così forti. È vero. Forse non siamo così forti da portare a termine questa missione. Ma una cosa è certa. Noi siamo una squadra di soccorso. Aiutare Pokémon che soffrono a causa delle catastrofi naturali è sempre stato il nostro obiettivo. Per questo motivo vogliamo salvare la squadra di Alakazam. Il Team Mysterymon è forte perché non si arrende mai. Ne va del nostro orgoglio. Che? Avete proprio delle zucche vuote al posto della testa.
Fate come gli altri, rassegnatevi! No, Marovox ha ragione. Ghi. Proprio così, la paura tira brutti scherzi. Ghi, ghi. Basta, per favore. Non perdiamo di vista la cosa più importante, siamo squadra di soccorso. Abbiamo un onore da difendere. Anche noi siamo fieri della nostra squadra e della nostra missione. Ghi, ghi, ma siete tutti impazziti? Perché vi fate bindolare da quelle mezze calzette? Che senso ha partire sapendo che verrete congiati per le feste? Non è ancora detto. Il nostro era solo il primo tentativo. Fallire non è poi così grave. Non c'è tempo di starcene qui in piazza a chiacchierare. Ghi. Vero, basta piangere sull'inchiostro versato. Certamente, un polpo. Giusto, chi si arrende è perduto. Octillery, Golem. Ghi. Ma vi è nato di volta il cervello? 2 minuti fa stavate dicendo tutt'altro. Non ci arrendiamo. Troveremo il modo di farcela. Unendo le forze ce la caveremo di certo. Se tutte le squadre si trovano da fare insieme, riusciremo a superare il dungeon. Sì. Ghi. Siete tutti fuori di testa. Non venite a piangere in piazza quando vi canceranno per le feste. Se potessimo davvero andare con tutti loro, ce la faremmo. Ce la faremmo fin troppo facilmente, ecco. Grazie Marowax, ti hai fatto aprire gli occhi. Stavamo perdendo di vista ciò che conta veramente. Ti siamo debitori. Ragazzi, è ora di mettersi al lavoro. Facciamo vedere di che pasta sono fatte le nostre squadre di soccorso. Gengar e le sue chiacchiere fanno sempre perdere tempo prezioso a tutti. Ma non importa, è deciso, partiremo alla volta del dungeon sotterraneo. Domani ci mettiamo in viaggio, non vedo l'ora. Io non la vedo sicuramente l'ora, guarda. Avvisami quando è tutto pronto. Dunque, possiamo partire, ma penso che dovremmo affrontarlo con la squadra principale, ovvero io, Absol e Marowax. Posso provare a vedere se me lo fa affrontare con una squadra personalizzata. E spero che possa farlo, così porto Poliswag. E c'è il sogno! Eccolo, di nuovo quel sogno. Ebbè. Finalmente è arrivato il momento. Domani affronterai il dungeon sotterraneo. Sì, dicono che sia un luogo terribile. Chissà se ce la faremo. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Sono certa che saprai trovare il modo di farti valere. Hai tutto il mio appoggio. Fatti coraggio. Sì, grazie. Le tue parole mi danno fiducia. Farò tutto ciò che posso. A proposito, Gardevoir, mi chiedevo... Tu sai qualcosa? Com'è laggiù? E Groudon, che tipo è? Purtroppo non saprei. Non ho informazioni utili al riguardo. Capisco. Dal modo in cui parlavi, credevo sapessi qualcosa. No, mi dispiace, volevo solo farti coraggio. Sono desolata. No, no, figurati, non preoccuparti. Grazie per aver cercato di tirarmi su di morale. Tuttavia, c'è una cosa che posso dirti. Cosa? La tua missione è quasi compiuta. La missione? La mia missione è quasi compiuta. Sembianze di Pokémon che hai adesso ti servono per svolgere un compito preciso. Questo compito è il motivo per cui ora sei qui. E adesso sta finalmente per concludersi. Il mio compito! Gardevoir! Cos'è che devo fare? Dimmelo per favore! Perché ho preso la forma di un Pokémon? Lo saprai quando sarà il momento. Al termine della tua prossima avventura avremo modo di parlarne. Per il momento ti auguro buona fortuna. Bene, quindi dobbiamo anche terminare questa nuova avventura per sapere qual è il nostro compito. Mi tornano in mente le parole di Gardevoir. Diceva che dopo la mia prossima avventura avrei saputo la verità. Immagino che si riferisse alla nostra spedizione nel dungeon sotterraneo. Forse tutti i misteri verranno svelati quando la Kazam e sua saranno salvi. Tutto bene? Perché te ne stai lì a fissare il vuoto? Forza, mettiamoci in marcia! E va bene, uffa. Lagnoso. Caverna Magma. Che bello, sono molto contento. Posso scegliere la formazione. Loro due bloccati. Allora
Andiamo, dato che sono loccati. Vabbè. Oh, mi torna alla mente Lost. Dovremmo esserci. Gradon dovrebbe trovarsi all'interno di questa caverna. Guarda i rivoli di lava che scorrono sulle pareti. Lì dentro farà un caldo tremendo. Dovrebbero già esserci altre squadre all'interno. Forza, entriamo e facciamo del nostro meglio. Ma ci sono altre squadre che non hanno fatto nulla, però. Ragazzi miei, qua... la situazione qua è fantastica. Abbiamo uno squadrone di Pokémon pronti a darmi manforte. Ma che robina. Ho trovato Pietrataglio come MT. Oh, Solrock. Ci sono riuscito. Niente. Ci siamo, secondo tentativo. Chissà a che punto siamo. Di sicuro abbiamo fatto tanta strada. Dovremmo esserci comunque. Ah, un terremoto! Io gli urli non li posso fare, raga. Dorme la gente di là. Ah, meno male, è passato. L'ho fatto in passato gli urli tipo Yo-Kai Watch o cose così, ma era... registravo sempre a orari decenti, invece. Oggi non è più così. Guarda, Link, laggiù! Ma è il team di Alakazam? Com'è che si chiama il team di Alakazam? Amici, state bene? È morto. Cos'è successo? Groudon, ci ha schiacciati. Penso letteralmente. Groudon? Ci ha ridotti in polpette. Un momento. Alakazam non è con voi? Dov'è? Alakazam sta ancora lottando contro Groudon. Vorrei fare qualcosa per aiutarlo, ma... oramai... il corpo non mi sta a sentire, non ho più forze. Avanti, Link, dobbiamo sbrigarci. Fate attenzione. Noi vi raggiungeremo appena ci sentiremo meglio. Ah, eccolo. Tutto bene, Alakazam? Che ci fate qua giù? State indietro. Questo avversario... non è da prendere sotto gamba. State indietro mi ha ricordato una frase che va in voga in questo momento, in un certo fandom. Ragazzi, state dietro a me. È un po' arrabbiato. Eccolo che arriva. Arriva? Dove? Spade telluriche? Alakazam! È sparito. Ma che vuol dire? È stato sconfitto? Accidenti, ora tocca a noi. Non la passerà liscia. Cavoli, raga. Groudon è bello. Link, non facciamoci intimorire. Mi piace molto come è rappresentato qui su Mystery Dungeon. La terra trema con violenza. E quindi... ah, ci siamo ritrovati catapultati. Beh, bene. Bene, bene. No, mi sono spostato dal punto dove usciva il magma. Dovrei prenderlo? Sì, bene, bene. Lava sbuffo, non è buono. Ragazzi, siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dovremmo farcela. Se tutti collaboriamo. Oh, povero Seal! Ok, da qui non esce. Grande, inizia anche Marowak a picchiare. Non è che ha fatto molto, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma io sono scemo. Ma io sono cretino.
Oh, gli oggetti non li uso mai. Dopo mi dicono, Andrea Link, non sai giocare. Avete ragione. Non ho pietrificazione, ma ho... Allora, so che possono funzionare anche più di un turno. Lo so, perché è successo. Allora, ho Sfera Forza Tutti, Revital Sfera, Lento Sfera, che tanto attacchiamo un turno... Blocco Sfera? L'effetto dura finché i Pokémon non subiscono dei danni. Beh, almeno non attacca, in teoria. Allora, sotto al sedere di Groudon sta per uscire la lava, però lui è... o magma. Però lui è tipo... fuoco, quindi... E in questo momento, sinceramente, è la cosa a cui preferisco non pensare. Gli stiamo facendo molti danni, raga. A parte chi missa, vabbè, ci può stare ogni tanto che qualcuno missi. Ho anche le Revital Sphere, se avete visto. Quelle però le uso proprio in caso di davvero necessità. Sì, però cavolo. Ah, ok, il magma si ritira. Ho capito che si può mancare colpo, però accidenti, non così di continuo. Vedi? Quella è tre volte che missa. Basta. A un certo punto. Non sono mai arrivato in un boss dungeon con tutti questi Pokémon. Vedi, missa, missa, eh? Che cavolo. Seal è in grave difficoltà. Ho una bacca arancia? La uso. Seal è un Revital Seme e una bacca arancia. Fa che sia... faccia? Pensavo durasse di più la lotta. Wow. Ma miss miss, però intanto abbiamo fatto. Accidenti. È durata... 5 minuti? Guardi, Alakazam! E ci sono anche Charizard e Tyranitar. Ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Ce l'avete fatta, avete sconfitto Groudon. State bene? Sì. Nulla di rotto. Piuttosto dobbiamo uscire da questo posto. E in fretta. E Groudon? Lo lasciamo qui così? Non preoccuparti, si risveglierà presto. Aveva perso il controllo di sé perché era stato disturbato nel sonno. Questa batosta lo calmerà per un po'. Un'altra scossa! Via, fuori di qui! Non c'è tempo da perdere! Non ce n'è. Dopo aver placato Groudon, la squadra di Link tornò in superficie. E raggiunse Piazza Pokémon, assieme ad Alakazam e ai suoi. Un dungeon tra i più difficili al momento. Sicuramente più difficile il prossimo sarà la Torre dei Cieli. Nel frattempo, in piazza... Allora, dov'è la squadra di Link? Dovrebbero essere qui a momenti. Che ne sai? Ti ho mandato un messaggio? Guardate, stanno arrivando! Hai ragione, Stellina. Ah no, c'è la voce della femmina, lei, vabbè. Perché è femmina, a caso. Andiamo! Grazie, grazie. Mi fate arrossire. Link, ottimo lavoro! Ma davvero avete sconfitto quel Groudon? Ottimo lavoro, tesorucci, mi avete lasciato di stucco. Ma... un momento! Come fate a sapere cosa è successo nel dungeon sotterraneo? Pelipper ha fatto circolare un'edizione speciale della Gazzetta Pokémon. Ma Pelipper era con noi? La vostra forza è aumentata a dismisura. Che impresa incredibile! C'è davvero di che essere orgogliosi! Siete davvero grandi. Che ne direste di collaborare con noi una volta o l'altra? Io ti vorrei volentieri ad aiutare, sai? Non solo avete guadagnato il rispetto di tutti. Avete dimostrato che il team Mystery Moon è una squadra di prima categoria. Marowak e Link. Complimenti. Sono fiero di voi. Link, è fantastico. I nostri sforzi sono finalmente serviti a qualcosa. Avrete anche sconfitto Groudon, ma rimani sempre il solito pegnocolone. Eh?
Cos'è stato? Mi è sembrato di sentire qualcosa. Me lo sarei immaginato. No, no, l'ho sentito anch'io. Anch'io? E lo sento ancora. Sembra qualcuno che parla, ma non ne sono sicuro. Questa voce non mi suona nuova. Se non sbaglio, ci sono! È Xatu! Xatu? Ma certo, hai il dono della telepatia. Xatu sta usando i suoi poteri telepatici per comunicare con noi. A tutti i Pokémon! Tutti i Pokémon ascoltino! Sta per accadere qualcosa di terribile! Una meteora! Una meteora! Una meteora sta cadendo dal cielo e sta precipitando verso di noi. Una meteora immensa, gigantesca, sconfinata. Questa meteora si avvicina. Si avvicina e cadrà su di noi. Sì, ma con calma, perché io ho i miei tempi. Bella. Le catastrofi naturali. La causa dello sconvolgimento dell'equilibrio del nostro mondo è proprio questa meteora. E se nessuno la fermerà, si abbatterà sulle nostre teste e l'impatto sarà disastroso. Bisogna fare qualcosa. Xatu, dici cosa possiamo fare? È possibile fermare questa meteora? Un modo c'è. È l'unica soluzione per evitare la collisione. Dobbiamo chiedere aiuto a Rayquaza. Rayquaza? E chi sarebbe? Si tratta di un Pokémon leggendario. Vive nel cielo, molto molto in alto. Qualcuno dovrà andare lassù. Prego! Andate voi a rompervi le ossa da qualche altra parte, va? Mica sempre io ci posso andare. E chiedergli di distruggere la meteora. Ma Rayquaza vive tra le nubi più remote. Non esiste Pokémon che l'abbia visto. Come possiamo fare per arrivare da lui? Con la tua collaborazione alla Kazam, unendo le forze e potenziando il nostro teletrasporto, potremmo spedire dei Pokémon fin lassù. Tuttavia, si tratta di un mondo a parte, al di sopra delle nubi. Neppure io posso adivinare cosa accadrà ai Pokémon che vi verranno spediti. Non ha importanza, ci andremo noi! Stavo giusto pensando la stessa cosa. Non ci sono Pokémon più adatti di voi per un'impresa del genere. Pensateci bene, però. Davvero volete andare? Nessuno sa cosa si nasconde al di sopra delle nubi. Sappiamo bene che è una missione pericolosissima, ma ci vuole ben altro per spaventarci. Il mio sogno è che possa tornare a regnare la pace in questo mondo. Tutto qui. Marowak, Link, mi sentite? Sono Xatu. Io e la Kazam discuteremo su come fare per potenziare il nostro teletrasporto. Partirete domani. Fino ad allora, riposatevi e rimettetevi in forze. Ascoltate un'ultima cosa. Sarà una missione pericolosa, ma non possiamo permetterci di fallire. Tirate fuori il meglio di voi. E buona fortuna. Non preoccuparti. Non ti deluderemo, vedrai. Forza, Link. È il momento di entrare in scena. Ma... così? No, non ancora. Perché l'episodio termina qui, Kuj. Ho anche raggiunto il rango oro. Ad ogni modo, Kuj, nell'episodio, nel prossimo episodio di Pokémon Mystery Dungeon, scaleremo la Torre dei Cieli, o come si chiama, e raggiungeremo Rayquaza e gli chiederemo di porre fine a tutto. O meglio, di distruggere la meteora. Quindi, insomma, il team preferirei partire con Electabuzz, che ho a livello 30, anche Absol al 30. Insomma, ho una squadra abbastanza variegata per affrontare la Torre dei Cieli, e però io e Marowak dobbiamo essere comunque i Pokémon principali per quella missione. Però, ci se la può fare. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!